tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, sono Jazz Matti ragazzi. Oggi siamo con il terzo episodio del Road to Barclays Premier League. Il primo e il secondo sono andati veramente molto bene. Grazie dei commenti, grazie dei like, grazie che mi mandate tutti a fanculo. Grazie veramente a tutti quanti. Oggi siamo con un nuovo video. La volta scorsa abbiamo perso per 3-2 col Manchester City e abbiamo vinto 2-1 contro l'Aston Villa. Sono state delle partite molto belle, sono contento che vi siete divertiti, mi sono divertito anche io, mi sto divertendo un casino a fare questa serie, ma non vi preoccupate che arriveranno anche altri giochi. Cianci, cianci alle bande, come dico sempre io. Andiamo subito con la nostra quarta partita. Già verso il conto, sono veramente indeficiente. Siamo oggi con la nostra quarta partita. Abbiamo il Tottenham, ma vi farò vedere anche qualcosa di calciomercato, perché ho visto che avete scritto nei commenti. Farò vedere qualcosa di calciomercato con i nuovi acquisti che ancora non ho preso. Lo vedete adesso in questo video. A dopo ragazzi. Ah, ragazzi, mi avete consigliato, anzi Donato mi ha consigliato, mi ha consigliato Courtois, che però costa troppo quindi non lo prendo, e mi ha consigliato anche Scuffè, devo dire, quando l'ha scritto mi ha interessato moltissimo. Già avevo provato a prenderlo quando ancora non stavo registrando e voglio 8 milioni per Scuffè. Proviamo 8 milioni, comunque li vale. Courtois ne vogliono 30 e passa, quindi va bene. Poi ragazzi, mi avete consigliato anche un difensore, sempre Donato, mi ha consigliato Varane, però mi piace anche Zuma, però mi piace Marquinhos, anche se costa pure questo, costa sui 18. L'avevo anche provato ad acquistare la scorsa volta, infatti volevano, sempre che non stavo registrando, volevano sui 18 milioni, eravamo 17, proviamo. Tanto li vale comunque sia, sono tutti due giovani, uno 20, altro 18, quindi sono degli ottimi acquisti, anche perché io con Mignolet non ci voglio più stare in poi. Un disastro. Poi sicuramente me li daranno quando, prima bisogna giocare la partita sicuramente. Offerta troppo bassa, vedete, conto, offerta troppo bassa, con 18 milioni e mezzo. Io offro 18. Poi c'è Scuffè, me l'hanno accettato, offerta accettata. Vuole 20.000, al frego, mica poco. Facciamo 10, 4 e chiave, perché ovviamente prenderà il posto di la pippa di mio. Ragazzi, andiamo a giocare la quarta partita del Road to Barclays Premier League. Abbiamo il Tottenham, partita veramente molto difficile sulla carta. Eccoci ragazzi, siamo con la quarta partita, abbiamo il Tottenham, partita difficilissima. Ricordo sempre che il livello è leggenda, perché ancora non lo sapesse, vi ho rotto i coglioni con questa cosa della leggenda, però magari i nuovi iscritti entrano, non sanno che è leggenda, dovrebbero confondere. Lancio inutile. L'ultima partita per lui ovviamente, a meno che Scuffè non faccia disastri, anche lui spero di no. No! Come l'altra volta contro i Citizens, prendiamo gol subito. Andiamo ragazzi, vedete, primo tiro, primo gol. Bello. Tutte anzi, ma dove la dà? Ma perché? Ma che culo. Ma così. Vai Sterling. Sterling. Vai. Sterling 1-1. Speriamo di fare come con il tutti che segnavano pareggiamo. Ryan Sterling, vai così 1-1. Vai Balo. Mamma mia, Balotelli si infila tra le linee. Balotelli. Balo. Parata di Lloris. E poi Anderson recupera. Numero di Sterling, Raheem, finta, Sterling, ancora Lloris. Occhio, attenzione, no, il buco incredibile. Oh, Lloris ha parato, miracolo. No, 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 guardate Mignolet ragazzi, guardate Mignolet, cosa fa Mignolet? Sul suo palo, com'è possibile? Vince il secondo tempo, 2-1, due papere ovviamente
di Mignolet, neanche a dirlo. Poi questa serie la chiamerò non più Rotoberfis Premier League, ma Papere di Mignolet. Uno contro uno. Palotelli! Guarda quanto è uscita! Guarda quanto è uscita! Questi la ripassano, riperdono tempo ancora, mamma mia! Dai, fuori! Vai Sturridge! Vai col contropiede! Vai Daniel! Spacca i culi! Spacca i culi! Daniel! Sturridge! Sturridge! Allora tanto loro le para tutta, meno. Che palla è. Vai Sterling! Incredibile errore! Sterling! Ma Sebbe le para tutte, ma perché? È un po' di fortuna! Palotelli e Sterling! Ma come ha fatto a toglierla? Henderson! Henderson! Ma tira! Ma perché non ha tirato? Moreno! Tanto loro, Lloris se le parerà sempre, tutte, non è possibile. Non è possibile, vai Gerard. Che sicurezza ragazzi, ci ha fatto un'uscita proprio morto, meglio, devi morire male. Devi morire male. Te perdi la palla, ma perché? Perché te perdi la palla? Dai Coutinho. Ma vaffanbrodo. Dai, 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 dai. Veloce, subito. Ma cosa fai Henderson? Abbiamo perso, come al solito, con un Mignolet scandaloso. Mamma mia. Andiamo a vedere se riusciamo a prendere Scuffè e Marquinhos. Offerta accettata, gliel'hanno fatta pure questi. Lo famo 80.000 per 4 anni, chiaro. Mamma mia ragazzi. Contratto rifiutato. Non ti metto chiave, ti metto importante allora. Stupido mi è Scuffè. Gli ho offerto il giocatore chiave, non credo che possa garantirmi il ruolo che mi ha offerto. Offerta accettata. Ho anche offerto meno soldi. Prendiamo Scuffè a 8 milioni e prendiamo anche Marquinhos a 18. Speriamo facciano bene tutti e due. Sicuramente sì. Andiamo a metterli subito nella rosa. Questo qui proprio lo metto fuori squadra, cioè via. Dov'è? Scuffè anche più, cioè generalità più bassa, ma sicuramente più forte. Chiunque è più forte di lui. Ragazzi, questa è la squadra, nuova squadra con Scuffè e Marquinhos. Speriamo faccia bene. Ragazzi, siamo con la seconda partita del video, abbiamo il Benfica. Abbiamo il Benfica, prima partita di Champions, non potevo non farla. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, un Mignolet proprio indecente, fuori luogo. Infatti ragazzi, questa è una nuova formazione. Con Scuffè e Marquinhos, il modulo è sempre quello. Prima partita di Champions. Forse ragazzi, vediamo la vittoria, vediamo vincere, portare Liverpool, la vetta della Champions. Sono uscito Palotelli, Palotelli, Palotelli! Parata, ovviamente. Sterling, manda il portiere! Raheem Sterling! Sotto la curva del Liverpool! 1-0! Attenzione! Erroraggio! Dima! Dima! No! Dove vai? Scuffè! Che parata di Scuffè! Grande Scuffè! Grandissimo Scuffè! No, c'è il Benfica in avanti, Scuffè ancora, che miracolo, mamma mia, nuovo acquisto, Scuffè, lancialo, lancialo,
Aisterni. Oh, errore del portiere, cosa fa il loro? Sta facendo il loro portiere. Henderson. Ehi, fallo. Fallo, vecchio, fallo. Vabbè, giallo subito. Se no Gerard, vai Gerard. Traversa! E Papalotelli, cosa farà il portiere? Cosa ha parato? Traversa indegna. No, Lorenzo ha fatto saltare, attenzione. Ma vabbè, dopo vedete perché si odia FIFA. Ma che rigore è? Che rigore è? Adesso dopo vedete. Bello! Gran rigore, eh! Bello! Proprio bel rigore! No ragazzi, è una cosa incredibile! Bel rigore proprio! Vai Scuffè! Ti prego Scuffè, salvamela! Traversa la prendi nel culo! No! Te la prendi proprio nell'ano! Te la prendi nell'ano, traversa! Attenzione! Via! Bravo Mario! Vai Marione, andiamo a fischiare la penalità! Vai Mario, non mi fischiare adesso, ti uccido! Bravo arbitro! Vai Mario! Vai Mario! Vai Mario! Mario! Balotelli! Cosa fa il loro portiere? Non ne ho idea! Ma Balotelli fa 2-0! Super Mario Balotelli! Comunque ragazzi, voglio ringraziare veramente Donato che mi ha consigliato Scuffè, una bestia. Attenzione però Starridge, è partito Daniel, sono avanti il portiere, la para, poi fa una cosa incredibile. Niente da fare, Giulio Cesar, incredibile, Giulione, è marocchino, ma è nero. Luis Zao, cambio di gioco prorompente, fermato, partito di prima, usciamo benissimo, forza, vai Daniel, Luis Zao de merda oggi, sto pelato. Balo, Sterling, Starridge, dai fallo fuori, bravo Daniel, sono andato in portiere ancora. Starridge la parata, incredibile. Mamma mia, ancora Marquinhos. Ma come sta giocando Marquinhos, come giochiamo noi? Mamma mia, nuovi acquisti, stanno facendo veramente molto bene, vai lancialo. Can, bravo Can, Can se ne va, Can. Numeri, mamma mia, Can. Super! Mario Balotelli! E andiamo sotto la curva del Benfica, fa sentire l'orecchio, incredibile, 3-0 in casa del Benfica, vai così, secondo gol in Champion, grandi! Vai Starridge, è partito Starridge sono a porta! Mamma mia, uscita di un millimetro! No, bravo Can! Qualcuno! Mamma mia Scuffè! Un fenomeno! Cosa ha preso? Azione! E gol, vabbè! Non fa niente, si è andato Scuffè incolpevole! Mamma mia Scuffè, quanto è forte! Si continua così spettacolare! Andiamo a vincere, proprio all'ultimo decimo di secondo! Sono andati a segnare! Adesso ragazzi andiamo a vedere le classifiche della Berklis, però insomma, facciamo sempre così, primo video una vittoria. E va bene, secondo video persa, vinta, terzo video, persa, vinta. Bene, infatti siamo settimi in Berklis con 6 punti, però ecco, la prima c'è la 10 che è il Tottenham. Ragazzi, il video finisce qui, come al solito dovete lasciare, intanto l'Eva si è fatto male, dovete lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale ovviamente, poi ragazzi vi lascio sempre in descrizione i canali, la mia pagina Facebook, ovviamente dovete mettere mi piace, sennò vi uccido. Vi lascio sempre i canali in descrizione, che è quello di mio fratello, Matri93, quello del creatore giallo rosso 94, che mio fratello tratterà come me gameplay, farà delle serie, cominciare una serie su PES, e per chi piace PES, se no fatevi i cazzi vostri. E mio cugino invece ha cominciato la serie, fare video sulla Roma, sulle partite della Roma, e anche con lui farò delle serie su o su FIFA o su qualche altro gioco. Ragazzi, il video finisce qui, stavolta è veramente tutto, come al solito lasciate un commento, bella!